ragazzi, sono stati già delle battle sul mio canale. Ultimo quarto di finale, finalmente. Il sondaggio l'ha vinto la Croazia, quindi Russia, Croazia. Già vi avevo anticipato. In Svezia, Inghilterra, che il sondaggio l'avrebbe vinto la Croazia, e l'ha vinto la Croazia. Quindi, ragazzi, sono partito subito dicendo di quella. Ultimo quarto di finale, quarta volta per la Russia nei nostri pronostici, anche per lei. La prima abbiamo vinto 4-0 con la Bessa Dita, abbiamo quasi azzeccato il pronostico. La seconda abbiamo perso 2-1 con Uruguay. La terza l'avevamo contro e ci ha dato il filo da torcere e abbiamo vinto il supplementare con la Spagna. La Spagna abbiamo battuto la Russia, poi non è andata così come avete visto. E questa è la quarta volta. Quarta volta anche per la Croazia, prima volta eravamo la Nigeria noi contro la Croazia, abbiamo vinto 4-3. La seconda volta contro l'Argentina abbiamo vinto 2-1 usando la Croazia. E la terza volta abbiamo vinto 3-0 con la Danimarca. Quindi la prima volta contro, tutte le altre volte insieme, con questa compresa. Quindi andiamo a sistemare la nostra formazione. Subasic 87 in porta. Strinci è calato. Lovren è calato, però ci mettiamo Cioluca. Con Vida, Lovren o Vida, vediamo chi è più difensivo. Mettiamo Lovren. Versalico, il Gervai, Versalico. Rakitic, uno dei pochi upgradati. Con Brozovic. Perisic, da gradato 83 e 84 nella carriera mia. Modric, 88, vabbè, insostituibile. Revic. Ci metterei Kovacic. E ce lo metto Kovacic. E Mandzukic davanti. Anche se sei tentato ad arretrare Mandzukic e mettere Kramaric davanti, però ragazzi, va bene così. Insomma, stadio olimpico Fest di Sochi, domani alle 21. 20 italiana. Non è uno stadio che ci ha portato tanto bene. Ci ha portato bene solo in Portogallo-Spagna quando abbiamo vinto 3-0 col Portogallo. Poi ragazzi, quando le volte seguenti, questo stadio di Sochi ci ha, diciamo, portato un po' sfortuna. Soprattutto con Uruguay e Portogallo. Abbiamo vinto, però, a rigori, insomma, è stata una partita veramente durissima. Grandissimo spettacolo, è tutto pronto. Un saluto da Piero Gibardo e Stefano Nava. Sulla carta questo è un grande match, Pier. Ragazzi, dopo questa, mancheranno ancora 4 pronostici e basta. E poi, ragazzi, prenderò una pausa da FIFA, penso e spero. Magari pausa da pronostici, anche perché non ci saranno partite nell'immediato, a parte, forse, vabbè, ci cominciano i ritiri, qualche amichevole. Posso portarlo, pronostico, semmai. E poi si ricomincia, ragazzi, con l'inizio del campionato. Si comincerà subito a bomba con pronostici che vedo che vi piacciono. E allora, ragazzi, io vi riporto molto volentieri tutti, ragazzi, tutti i pronostici del quarto di finale. Ragazzi, con la maglia di FIFA 18, FIFA Ultimate Team. Vabbè, ragazzi, non perdiamoci chiacchiere, andiamo a vedere questa intro con Akinfeev che con la faccia di capitano spadroneggia questa Russia. Chissà, ragazzi, se farà un dato che, insomma, le nazioni ospitanti, l'ho sempre detto, hanno sempre l'aiutino che rimanga tra me. Modric, Subasic, riesco a riconoscere Lovren. Hanno sempre l'aiutino e visto cosa ha fatto la Corea del Sud nel 2002, buttando fuori addirittura Spagna e Italia, prima Italia poi Spagna, il nostro viaggio per come non mi sorprenderebbe la Russia, ragazzi, non dico in finale, andando in semifinale ci arrivassi. Io ci ho scommesso, cioè nel senso, ciò Russia, semifinale c'è. Poi vedremo cosa sarà. Mandzukic, Perisic, due giocatori ragazzi che giocano in Italia, con Brozovic l'11 e il terzo, Perisic e Brozovic dell'Inter, Mandzukic della Juventus, e c'è anche Stinic, Tenzino, che è appena passato al Milan. Ecco il CT della Russia. Allora, la Russia abbiamo contro Akinfeev, Smolova e panchina, Stano, Fernandes, Kutepov, Ignasevic, Zirkov, Gazinski, Zobnin, Samedov, Golovin e Cheryshev, non ce la faccio, molta attenzione, e Tsiuva, anche lui. Smolov, Zagov, poi anche, vabbè, lasciamo perdere i nomi. I nostri avete già visti, Subasic, Lovren, Versalico, Lovren, Cioluca, Stinic, Versalico, Sassuolo, adesso all'Atletico Madrid, Rakitic, Brozovic, Kovacic, Modric, Perisic e Mandzukic, Tutic, Kramaric, Rebic, Badelli, Vida, Kietfai, Çalhanoğlu e Kalinic in panchina. Kalinic, non Nicola, ma un omonimo che fa il portiere, non so se sia suo parente, non ci gioco.
Si inizia quindi questo ultimo quarto di finale per poi andare alle semifinali. Bersalico, Modric, Perisic, calcio al destro, Murato. E ora Samedov riparte. Attenzione, Strinic, ruba palla, bravissimo. Attenzione, Demina, Strinic. Dentro, troppo corta, Perisic, Rakitic, Murato pure lui, ragazzi. Hanno messo una diga peggio di quella quando Napoleone fece la campagna di Russia. Allora, dentro ancora la difesa di questa Russia. Samedov, non possiamo fare fallo. Samedov, dentro. Spazza ancora la palla Russia, da fuori. Tra un po' si riprende di nuovo gol della Russia. Si vede in questo stadio ed avere la Russia contro porta male, porta malissimo. Attenzione a Cerice, questa palla lunga, questo può essere gol, assolutamente sulla linea Lovren. Cosa ha preso Lovren, male, gliel'ha messa anche male. Una Cheryshev da sinistro, Subasic. Ragazzi, stanno veramente pestando. Mandala via, bravo. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. No, lunga. Ciorluca, non è finita. C'è rimorchio. Golovin, che fa il Neymar della situazione. Golovin dentro. Subasic. Ma fischia, bravo. L'arbitro dice che può bastare. Che sofferenza, ragazzi. Russia, Croazia, sta partita qua, ragazzi. Andrà a finire male, lo sapevo. Tiri in porta 3-1 per la Russia, tiri 5-2 per la Russia. E questo, ragazzi, è un bruttissimo presentimento. Perché vuol dire che questa Russia, ragazzi, farà gol molto presto. Se non si prova ad attaccare un pochino. Bersalico dentro, niente da fare. C'è la difesa della Russia, ragazzi, che sono il 54 in quella difesa lì. Buona la chiusura. Punizione per la Russia, attenzione. Facciamo notare intanto Kramaric. No, non facciamo notare Kramaric. Punizione va a Samedov. Difficile fare gol da lì, però ci potrebbero riuscire. Ci provano e non ci riescono. Vedo a fondo per il portiere del Monaco. Punizione a Kovacic. Entra in area, si gira. No! Beh, ci sta rimanendo al fondo, però. Dunque, della formazione russa. Oddio, le ha fatto il tiro della partita, perché tanto non se ne fanno altri. Palla lunga, bravo Subasic. Ragiona prima di arrivare la palla. Bravo. Guardate questa palla perfetta per Modric. Si gira in area. Rigore. Tanto. Rigore. Rosso per Ignazievic. Potrebbe cambiare la partita qui. Però, ragazzi, c'è da sperare che... Gol! Oddio! Così! Meno male, ragazzi. Mamma mia, rigore. Questo è rigore... Perfetto se il portiere indovina l'angolino. È rigore perfetto se il portiere indovina l'angolino. Tu quando ho visto per esportare l'Italia ho detto addio. Meno male, ragazzi, meno male. Siamo la cosa positiva è che siamo non più. Hanno un difensore in meno, quindi o levano un centrocampista, un attaccante per mettere un altro difensore dentro. Non so se l'hanno già fatto. Ma adesso mettiamo la difesa oltranza e il contropiede, che è l'unica garanzia che abbiamo per poter difendere questo vantaggio che tanto sfumerà. C'è la Russia, reazione. Bravo, i difensori. Mandzukic scarica per Kramaric. Giù in area, beh, stavolta non ce lo daranno sicuramente rigore. Attenzione al giocatore della Russia. Potevi fare quel che volevi, la mette in angolo, ragazzi. Si rischia per 85esimo, l'angolo per la Russia, ci vanno tutti in area, meno male la battuta male, bravo a mandare via quella incornata. Deve uscire il portiere. Mandzukic per Kramaric, posizione uguale, Kramaric. Finta, Kramaric, Murato un'altra volta. 90esimo adesso. Golovin.
Che sofferenza, 3 minuti di recupero. Tutti dietro, butteranno palloni come sciabolate disperate su. Spazza il nostro difensore, ancora un minuto e mezzo di sofferenza. Smolov, addirittura fare il difensore, recuperare palla. Smolov, lo atterriamo. C'è punizione, ci sarà cartellino, quel che vi pare, non c'è cartellino per Kramaric, non lo so. 10 secondi, se non prendiamo gol su questa punizione, cosa che ci può stare, ovvero prendere gol ci può stare. Al cross, spazza via, c'è ancora l'ultima azione, spazza via Mandzukic, finita! Finita 1-0 con rigore di Modric. Certamente la superiorità numerica li ha aiutati e ha contribuito a portare a casa questo successo. Mamma mia, ragazzi, ho sudato più io che loro. Più che tutti i 22 messi insieme in campo. Stefano, vorrei un giudizio. Potevo fare tante cose con Kramaric lì. Può essere soddisfatto. Ho deciso di girarmi e mi è arrivato il difensore di scivolata, ma tagliato. Il tiro. Abbiamo rischiato veramente tanto. E io dico, non ci siamo meritati questa vittoria. Perché la Russia ha fatto un'ottima partita. Ti importa 3 pari, tiri 6-5 per la Russia. Adesso palla più noi perché abbiamo fatto un po' Medina. Dopo il vantaggio. E ragazzi, io vi chiedo, c'è like, di iscrivervi, per favore. Ci vediamo tra qualche giorno con le semifinali. Ragazzi, mancano più 4 partite. Dopo questa mancano 4 partite. E poi ragazzi, ci saluta. Salutiamo i mondiali per sempre. Mondiali 2018. Lo so. Ci vediamo poi. Grazie per la visione, alla prossima, statemi bene, eh. E mi raccomando, continuate a seguire, lasciate like, iscrivetevi, tutto. Bye.